Ok, siamo pronti per iniziare questa nuova intervista doppia. Nome: Marco, ma per tutti gli amici miei, Magu. Emanuele, a.k.a. Ema, e anche Doberman. Età: 23. Sì, è 1994, quindi 15. Dove sei? Sono qua al Centro Giovani. Nella potentissima sala registrazioni del Centro Giovani. Perché? Perché è un bel passatempo qua. Mi trovo bene. Puro cazzeggio. Cosa fai nella vita? Lavoro all'Interspar come primo lavoro. Come svago sono in una stazione radiofonica che si chiama Radio Sunshine, che è situata a Lana. Cazzeggio e... studio dell'hip hop. Qual è il tuo sogno? Diventare un DJ, vero? Avere un sogno. Che musica ascolti? Beh, io diciamo ascolto un po' di tutto, però ascolto tanto, soprattutto l'electro e la dance, quella vera, quella tipo dance anni 90, così faccio anche il DJ da oltre un anno e mezzo, appunto in radio. Però ascolto anche tanta musica italiana, che mi piace un casino, e musica anni 80-90. Principalmente la black music, cioè jazz, soul, rap, reggae. Ma principalmente mi piace un casino rap hardcore, grande. Se vincessi 5 milioni di euro? Ma difficile, beh, comprerei una casa in mezzo alle campagne, tutta mia, cioè tipo una villa. Una parte la darei alla radio per comprare delle frequenze nuove, e forse un po' li darei anche a beneficenza, e il resto me lo metto nel salvadanaio. Aprirei un negozio di dischi. Ti piace il calcio? Sì, è il mio sport preferito, anche se sono fuori condizioni purtroppo, però è un bello sport. Giocarlo sì, guardarlo mi rompe un po' le palle. Dimmi qualcosa sui mondiali di quest'anno. Beh, l'Italia quest'anno avrà un po' più di difficoltà da quello che so io. Io mi auguro che l'Italia comunque quest'anno arrivi almeno ai quarti di finale. Cioè, magari anche vincessi il mondiale non sarebbe male, però sarà difficile comunque. Sinceramente, un cazzo. Cosa sai fare bene? Boh, tagliare i salumi. Cazzeggiare, decisamente. Cosa non ti riesce proprio? Difficile, dovrei pensarci un attimo. Cazzeggiare. Bevi alcolici? Beh, bevo moderatamente, mai quando guido, e se bevo alcolici bevo l'80% di birra e il 20% di vino. Birra Forst, ecco, se volete sapere esattamente che marca. Praticamente no. Cosa vuol dire bella vita? Beh, bella vita vuol dire, secondo me, essere in vacanza, dormire fino a tardi e far quello che sennò non puoi mai fare quando lavori. Scialla al massimo. Tu vivi una bella vita? Beh, per ora sì, perché sono in vacanza. No. Cosa vuol dire hardcore? Beh, io hardcore lo conosco come genere musicale, che a me comunque non piace, però... Bah, hardcore dipende se è scritto con la H o con la A, perché hardcore può anche essere una ditta di qualcosa. Però non saprei... Cioè, io lo conosco come genere musicale. L'hardcore può essere o il porno, l'hardcore è un derivato del punk, cioè la techno hardcore, che è un genere della techno, dei gabber, poi c'è il rap hardcore, che è... il rap grezzo, diciamo, a me piace il rap hardcore. Cosa vuol dire emo? Beh, emo vuol dire quei tipi che in pratica hanno i capelli, cioè, fino alle guance quasi, come devo dire, quelli che ascoltano la musica punk, suppongo, ecco. Per me è sinonimo di pirla, proprio coglioni al massimo. La canzone più vecchia che conosci? La canzone più vecchia che conosco? Beh, conosco tante canzoni vecchie. Però Hold the Line mi sembra dei Toto, è una canzone vecchissima. Sono anche dei Beatles che fa Yesterday. Forse Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. La canzone più recente che conosci? La canzone più recente che conosco? Ma ce ne sono come cioè. McNamara, Le valigie per restare. Quanti dischi hai a casa? Ma tra i 5 e i 10. Sono tutto sul computer. Dischi, se si intende, dai 350 ai 400. Cosa vuol dire rapper MC? Ma non sono sicuro, perché io di musica rap non è che mi intendo tanto, però anche se sparo una cazzata adesso, vabbè, chi se ne frega. Secondo me un rapper MC è quello che fa il DJ e mette su musica rap o qualcosa del genere, tipo uno scratch qualcosa, o canta tipo stile MC, non so.
Rapper è chi fa rap, invece MC sarebbe il maestro cerimoniere, ovvero un rapper che anche nei live riesce a intrattenere la gente, insomma a coinvolgere, quindi questo. Cosa vuol dire DJ? DJ vuol dire semplicemente disc jockey. Il DJ è disc jockey e diciamo i primi ci furono nel 70 nel Bronx. Disc jockey sono quelli che stanno dietro ai piatti, e analogico digitale, ultimamente c'è stato anche il digitale e anche un'altra cosa che si chiama serato. Attenzione ragazzi, sta passando una donna senza mutandine, cosa guardate? Un po' di tutto, cioè diciamo, beh, tutto, nel primo momento guardo la figa. La donna. Cosa ne pensi di Ricaricard? Beh, è stato un bel concerto, è stato sicuramente bello, sì. Beh, bomba, cioè, è stata una figata perché ha unito più generi e poi, cioè, io ho sempre pensato tipo che considerassero il rap come, diciamo, musica di serie B, però, cioè, ho visto che siamo stati anche abbastanza apprezzati dalla gente che c'era là. Velocemente, il tuo ruolo di Ricaricard? Presentatore. Intrattenitore, sì. E ora le domande difficili. Quante dita ci sono in sei mani? Quante dita ci sono in sei mani? No, aspetta, scusa, 30. 30. Quante zampe ha un coccodrillo? 4. 10. Quanti occhi hanno 16 gatti? 32. Che ore sono? Saranno le... aspetta che devo controllare. Sono le 4:01. Sono le 5:10. Bene, abbiamo finito questa intervista. Ora potete ringraziare e salutare. Saluto la CCB e Magu, quindi saluto Claudio, Maurizio La Torre e saluto saluto gli Hunting Dogs e saluto tutti, dai, Mirano e Bolzano. Io saluto quello che con lui vive con le pere, ecco, e saluto Ema, la mitica Cruise Cross Boys e Clack Music Express e niente. Chi mi conoscono e chi non mi conoscono.